aspetta, non mi fa dire delle banalità, aspetta un momento. Sì, pensaci, non ho fretta. E cosa pensi di Raffaele? No, io vado molto volentieri da loro, perché sono persone soprattutto che amano il loro lavoro, amano farlo bene. No, ma parlami di lui personalmente. Di lui personalmente. Io non lo conosco neanche Raffaele. Quello che pensi? Ho questa idea di questa persona così schietta, così diretta, che, insomma, che vive il rapporto con gli altri con assoluta naturalezza, consapevole insomma di offrire cose buone a tutti. Questo è il mio pensiero, insomma. È una bravissima persona ed ha una qualità di carne molto eccellente. Dimmi, vai. Dimmi che cosa. Allora, Raffaele è un bravo ragazzo, matto, ma un bravo ragazzo. Dai, è bravo, un buon ragazzo. Cosa pensi di Raffaele? Fa il suo lavoro, la carne è buona. Altre cose da aggiungere. Io penso che sia una persona molto particolare, nel senso che non è la classica figura del macellaio che uno si aspetta, sai, quello che va in là, tiene il pezzo di carne e quella della dà, ma ama quello che fa e lo ama così tanto da diventare quasi un professionista della carne. È una persona piacevole con cui si può parlare e riserva comunque delle sorprese, perché non può parlare di tutto, non si limita soltanto a quello che insomma che è il suo mestiere. Una bella persona, va bene? Pensa di Raffaele. Che cosa penso di lui? Beh, intanto penso che... Ma che sta facendo? Mi sta riprendendo? Certo. Allora, diciamo che sono felice di averlo incontrato, di aver incontrato lui, di aver incontrato Sandro, e che la sua ricerca di cibi genuini sta perfettamente nelle mie corde. Io l'ammazzo, perché sventa il padre. Sono molto timida. Ma siamo tutti timidi. Devo parlare? Sì. È un ottimo commerciante. Il padre è più in gamba di lui. Ah. Io li conosco da una vita. Mi dica lui in particolare, di lui, Raffaele. Di Raffaele? Sì, di Raffaele. Beh, non saprei dire cose in più di quello che ho detto del padre. Ottimi commercianti. Raffaele, penso di lui bravo, bravo persone, perché sempre lavoro via Labicana, tutti mattina a sera, io l'ho visto. Che è un puzzone. Ma a parte, reputo che sia una persona molto in gamba, intraprendente, con belle idee, innovative, con voglia, con piacere di fare il suo lavoro. A parte gli scherzi, gli sfottò che ci facciamo regolarmente, credo sia una persona molto, molto in gamba. Cari razziali, perché sono troppo tifoso da... Una persona squisita, da quanto dicono, io purtroppo non ho potuto sperimentare ancora, diciamo professionalmente lavora bene, insomma di qualità, una brava persona, anche la famiglia. Che Raffaele bravo, è un bravissimo, dai, macellaio, bravissimo pure come... È giovane e serio, insomma. Appartiene alla crema di via Lavicana. Un ragazzo in gamba. Con le sue idee, verso.
anno. Raffaele è un ragazzo tanto bravo, ma proprio tanto bravo, però certo c'è anche dei limiti, che quando dà un appuntamento non è quello, l'orario non è quello che ha dato, però bisogna accettarlo per com'è. I soldi dei diritti d'immagine, voglio. I soldi dei diritti d'immagine. Però è uno che sa tutto, gli chiedi qualsiasi cosa, lui, come possiamo definirlo? Un tuttologo per me. Raffaele è un personaggio importante, che rappresenta un po' il centro di questo vivo quartiere, di questa strada, un punto di incontro, è anche un sistema filosofico che raccorda il vecchio e il nuovo. Madonna, mi metti in difficoltà, mo. Sì, vai. La prima cosa. Vabbè, Raffaele è il primo macellaio di via della Brigana e il primo macellaio a Roma. Il più bravo di tutti. Ah, è una brava persona, molto seria, professionale. Raffaele, siamo tutti. Macellaio. Il macellaio. Il macellaio? Sì. Ma io lo conosco, non c'è bene papà. No, ma lei, ma lei che cosa pensa? Che è simpatica, brava persona, brava famiglia. E perché sta facendo stare su noi? C'è già la carne più buona di Roma. E poi? Che gli devo dire? Questo. A finire. Che pensi di Raffaele? È una persona giusta, piacevole, e che ha un senso civico. Ecco quello che penso a Raffaele. Capirà, l'ho visto nascere, perciò ci sono problemi, è bravissimo.